faccio quello che mi piace di più, stare col campo, sul campo con i ragazzi e vedere la loro crescita, perché io non ho un'ambizione personale, io ho il mio lavoro, non è che devo andare ad allenare l'Inter o che cosa, ho deciso di allenare i ragazzi, quindi penso solamente alla crescita di questi ragazzi. Cioè, noi siamo allenatori, siamo educatori, dobbiamo trasmettere determinati valori. I valori devono essere come una bussola che devono aiutarli nella loro crescita, perché adesso sono a livello giovanile, ma poi entreranno sia nel mondo del lavoro, ma anche quando vai a giocare con i grandi e che non sei più nel settore giovanile e non sei più nella bambagia, e allora incontri giocatori che hanno il coltello tra i denti perché devono portare a casa lo stipendio, perché hanno una famiglia da mantenere, magari tu sei giovane e quindi devi insegnare determinate cose, quindi questi valori, a 18 anni c'è un po' di coscienza, tutti ti vogliono bene, lo capisco anche io adesso nei miei commenti quando devo commentare un ragazzo giovane che si approccia, sicuramente la tua critica è più benevola, ma qui non vai a sottolineare magari un errore. Dirò sempre grazie a queste grandi esperienze, quello che dico sempre è che non c'è un'età giusta e sbagliata per Fede, siete la responsabilità, Maurizio prima parlava di responsabilità, è uscita giovanissima, ha fatto il suo percorso, però ha fatto che tu ti sei allenato bene, ti sei preparato bene e che eri pronto per affrontare quell'avventura. Indipendentemente dai tuoi compagni, certo, faccio un gioco di squadra, non la pallavolo, quindi hai bisogno di tutti, però devi essere pronto. Come non gli rendeva la vita facile. Allora sceglie Spadino Selvaggi, Selvaggi sa che non toccherà mai il campo, anzi gli hanno detto addirittura le scarpe non portarle, come un aneddoto, però ma per modo di dire. E quindi ha scelto questo, ha fatto delle scelte, si è scontrato con i giornalisti, però ha portato avanti un gruppo solido e poi è riuscito a raggiungere quell'obiettivo. E io inizialmente, voglio ricordare, poi c'è stato anche il silenzio stampa, perché oltre sull'aspetto tecnico sono andato sull'aspetto così privato delle persone, no? Su Padrini e Rossi hanno detto delle malignità e da lì abbiamo deciso di fare silenzio stampa dove parlava solo di Nozov, quindi non parlava nessuno perché parlava poco, no? E io a fare i titoli e di ma il titolo non lo faccio io, però dentro diciamo tanti di noi poi non vanno a leggere in profondità e rimangono sul titolo e poi per piano un po' ti chiudi. E magari tante volte anche noi ex atleti, ex calciatori sembrano un po' banali nelle nostre dichiarazioni, ma ognuno di noi invece ha dentro tanto da poter dire, ma tante volte non si lascia, non si apre del tutto. Ecco, quello è stato un po' l'impatto iniziale col mondo dei giornalisti. Grazie.